Si è difeso sottolineando di non aver mai raccomandato alcun candidato o influito in alcun modo sui concorsi dell'ospedale di Perugia, l'ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini del PD, comparso davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Il suo difensore, l'avvocato David Brunelli, ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari o, in subordine, la sostituzione con una misura meno afflittiva. Si sono avvalsi invece della facoltà di non rispondere l'ex segretario regionale del PD Giampiero Bocci e il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera Maurizio Valorosi, anche loro ai domiciliari per la stessa inchiesta. Barberini ha risposto a tutte le domande del giudice e del PM, ha detto l'avvocato Brunelli, e ha spiegato diffusamente come sia estraneo a tutti i fatti che gli sono contestati. In particolare, ha dato una spiegazione molto convincente dell'unica telefonata intercettata che lo ha riguardato direttamente. Sul contenuto, Barberini è particolarmente tranquillo. Sentiamo il suo avvocato. Barberini ha risposto a tutte le domande del giudice e del pubblico Scusami. ministero e ha Rispetto un spiegato po' più là, per favore. diffusamente la sua estraneità a tutti i fatti che gli sono contestati. In particolare, l'interrogatorio si è concentrato su qualche aspetto più di Beh, altri. si è concentrato sugli aspetti che emergevano dall'ordinanza di custodia di arresti domiciliari e sulle cose che sono state anche evidenziate anche dalla stampa, quindi sono cose che sapete bene, insomma. Ha dato una spiegazione molto convincente, di una, in particolare di una telefonata, l'unica che lo ha riguardato, sui contenuti di quella telefonata. Lui è assolutamente tranquillo, dice che non ha mai raccomandato nessuno, in nessun caso. E noi abbiamo posto poi il problema, fin da subito, delle esigenze cautelari nei suoi confronti non sussistono. Ho chiesto la revoca della misura. Abbiamo chiesto la revoca, la misura, o in subordine una misura meno afflittiva. Anche per voce ho chiesto la revoca. Per Bocci e per Valorosi dobbiamo approfondire il quadro probatorio nella fluidità del materiale che in questo momento è presente, che è stato acquisito dalla Procura. Quindi abbiamo la necessità di approfondire, di stabilire con precisione quali sono gli elementi a carico e su quelli sui quali dobbiamo ragionare. Mentre per quel che mi riguarda, mia posizione di avvocato di Berberini, avevamo già un quadro sufficiente che ci ha consentito di poter rispondere fin da subito.